sera, siamo nella mia 500 ed è un po' buio perché cioè, fuori piove a dirotto. Quindi, però volevo farvi vedere, oggi è lo stesso giorno, è sempre lunedì, e ho sempre fatto questa nail art assurda che non vedo l'ora di togliere, che mi è venuta malissimo su Candy Crush, però volevo farvi vedere come si aggancia il cellulare al sistema BlueMI di cui sono dotate le 500. Forse anche altre auto, però io ve ne parlo in particolare sulle 500. Poi comunque basterà seguire il menu, sicuramente anche nelle altre auto. Basta avere un cellulare dotato di Bluetooth. Il lucidalabbra che è scaduto l'ho tolto, comunque niente, dicevo che dal 2009 l'avrò provato con quattro telefoni, sicuramente, sì. Quello con cui mi sono trovata sicuramente meglio di tutti è il Nokia C3. Però va bene, adesso vediamo come si aggancia e poi ne parliamo. Benissimo, questo è il quadrante comandi. Adesso accendiamo l'auto, ma non la mettiamo in moto, quindi lasciamola accesa così. Tanto richiede poco tempo, quindi non consumeremo batteria. Forse funziona anche con l'auto in moto, sicuramente non funziona mentre siete in corsa questa cosa. Quindi andiamo ai comandi al volante. Quindi premendo il pulsante main che trovate qui. Rimettiamoci in posizione sul volante e scorriamo fino a impostazioni, dati utente, poi cosa c'è? Registrazione. Bene, possiamo fermarci su registrazione. Da dati utente possiamo cancellare altri telefoni che abbiamo già registrato. In questo caso io ho già altri telefoni registrati, però non cancellerò niente e anzi cercherò di tornare premendo Esc al menu principale. Quindi dati utente, registrazione, selezioniamo registrazione, quindi main menu, registrazione. No, prima abbiamo passato qualcos'altro. Main menu, impostazioni, registrazione. Registrazione utente in corso. Ora accendiamo il Bluetooth nel nostro telefono. Il PIN è 3757. Questa è la Per mia auto che parla, connettersi, cercare giustamente. i dispositivi. Selezioniamo BlueMI e mettiamo il PIN 3757. Ok. Connessione in corso. Bene, sembra tutto Benvenuti. ok. Oh, Per quando utilizzare la vedete. rubrica è necessario copiare i Grazie. contatti sulla vettura. Continuare? Sì. Sì. Per utilizzare la rubrica è No, necessario copiare i non ha contatti compreso. sulla vettura. Sì. Continuare? Sì. Copia in Ah, corso. bene, ha preso. Ho avuto dei problemi con i comandi vocali perché si era rotto il microfono poco dopo che l'ho comprata. Invece adesso sembra funzionare tutto bene. Bene, ora che ha copiato tutto, come vi stavo per dire prima che la signorina interrompesse, quando il dispositivo è associato, appare in questo punto dello schermo qui, appare il vostro operatore. Quindi, quando voi salite, se voi lasciate il cellulare con il Bluetooth attivo, salite in auto e accendete l'auto, non appena saranno pronti e saranno collegati, vedrete subito apparire iWind o iTeam o iVodafone senza che dobbiate fare assolutamente niente. Se lasciate sempre il vostro Bluetooth attivo sul telefono, altrimenti dovreste attivarlo ogni volta che salite in auto. Bene, l'associazione è pronta, è finita. Vediamo se funziona. Facciamo una telefonata. Bene, si sente, quindi adesso aspettiamo che risponde. Niente, non risponde, comunque sia il telefono si è allineato abbastanza bene. Dovevo provare se funzionava il telefono, se l'ho Eh? attaccato, dovevo provare se ho agganciato il telefono. È il posto? Sì. Bene, adesso vi parlo della mia esperienza. Nel frattempo la luce se n'è andata perché ha fatto ancora più buio, ma vi racconto come mi sono trovata. Praticamente io dal 2009 che ho questa 500, l'ho comprata nuova col sistema BlueMI, che è Windows Mobile. E niente, praticamente ha un sistema di comandi vocali molto utile, soprattutto è utile la funzione di viva voce da collegare via Bluetooth al telefono. Vi dirò che
con i telefoni più antichi, diciamo, quelli che ancora non erano né touchscreen, no, anche un touchscreen ci ho provato, tipo il Corby della Samsung, uno dei primi touchscreen, dopo l'iPhone ovviamente, si collegava ancora abbastanza bene. Il migliore in assoluto, secondo me, è stato il collegamento con il Nokia C3. Perché ho sempre ricevuto tutte le telefonate, non mi scaricava la batteria, rispondeva bene, si sentiva abbastanza bene l'audio, non c'erano problemi. Il problema con i nuovi smartphone ultra intelligenti, eccetera, eccetera, che hanno un sistema operativo molto complesso e quindi a volte fanno, non so come spiegare, non danni, però impiegano molto più tempo ad allinearsi tramite Bluetooth, a fare il collegamento. Poi magari ci sono delle impostazioni della privacy per cui non accetta automaticamente il Bluetooth dell'auto, invece sugli altri cellulari potevate selezionare connetti automaticamente, no? Senza ogni volta bisogno di chiedere. Con un telefono di quelli che si aprivano così, della 3, un videotelefonino, mi ricordo che dovevo ogni volta selezionare sì, connetti ogni volta che salivo in auto. Con il Nokia C3, ripeto, è stato il migliore, perché salivo e si connetteva nel giro di pochi secondi dopo che accendevo l'auto. Addirittura funziona anche abbastanza distante, cioè quando mio padre accende l'auto per portarla fuori dal parcheggio di casa mia, dentro casa mia, quindi più di 10 metri e comunque con le mura intorno, il mio cellulare si connetteva, si collegava, quindi se ricevevo una telefonata la sentiva mio padre in auto. Per il resto, dicevo, questi telefoni invece hanno qualche problema. L'audio è sempre perfetto quando si riescono a collegare. Poi a volte tipo mi cadeva la connessione, rimaneva senza Bluetooth il telefono. No, rimaneva senza Bluetooth, rimaneva anziché col viva voce, sentivo solamente nel telefono. Altre volte non so per quale motivo si connetteva al viva voce dopo un po' che la chiamata era in corso. Altre volte addirittura avevo sia contemporaneamente il C3 che questo, ero al telefono con il C3, questo si intrometteva e io non sentivo più niente. Nel senso che si collegava a questo e il mio C3 rimaneva senza viva voce e io ovviamente non sentivo più niente. Quello che ho utilizzato oggi, ma vale con tutti i telefoni dotati di Bluetooth, è un Samsung Advance, S Advance, quindi I9070. Ecco, e questa era la mia esperienza. Ah, ecco, una cosa assolutamente importante da dire, che io mi sono trovata male con il sistema operativo Gingerbread. Da quanto l'ho aggiornato a Jelly Bean non l'ho più sperimentato, l'ho collegato oggi per la prima volta, perché ero rimasta comunque delusa e spazientita, perché immaginate come può essere pericoloso spazientirsi mentre si guida, soprattutto se come me si compiono 30 km di fila, anche di più, e quindi stai 40 minuti in auto spazientita dal fatto che il telefono non riesce a connettersi, la persona con cui stavi parlando magari si preoccupa, non capisci che cosa è successo, e quindi ho rinunciato a provarci, ci sto riprovando adesso. Vi scriverò in futuro qui davanti, vi metterò un fumetto o qualcosa per dirvi se con Jelly Bean le cose sono migliorate o se sono peggiorate. Comunque secondo me è un problema dato dal fatto che è un sistema molto più complesso quello di cui sono dotati, è un sistema operativo molto più complesso quello di cui sono dotati gli smartphone di oggi, e che con i vecchi telefoni forse andava meglio. Aggiornerò anche il Blue Me della mia auto. E se volete vi farò anche un video su come mi trovo con la 500 cambiata a metano. Nel frattempo è diventato veramente buio. E sì, perché ho messo la mia 500 a metano nonostante l'abbia comprata a benzina. Se vi interessa scrivetemelo, vi farò comunque, penso, il video sulla mia esperienza con il metano. Ci sono altre cose da dire? La lettura di SMS, non sono stata in grado di farlo fare a tutti i telefoni, per esempio il C3 non sono mai riuscita a fargli leggere gli SMS che mi arrivavano, in altri telefoni prima sì, però comunque sia lo legge come se non sapesse l'italiano, infatti mi fa sempre ridere tantissimo quando ripenso che la mia auto mi leggeva gli SMS dicendomi era arrivato un SMS di TIM per dirmi che avrei avuto internet gratis eccetera, se aderivo all'offerta, e la mia auto ha letto Facebook invece che Facebook, e quindi ci rido sempre un po' su, mi fa ridere Facebook, va bene, e quindi vi farò anche sapere se riuscirò a far leggere gli SMS alla mia auto. Un bacione, ciao ciao.